Donatella Caglione, innanzitutto buonasera, grazie per questa intervista per il nostro telegiornale. L'associazione che lei dirige a Foggia è contro ovviamente le violenze di genere. Com'è la situazione dalle vostre parti? Ma la situazione penso che sia difficile dappertutto. Noi lavoriamo soprattutto nell'ambito della prevenzione e quindi lavoriamo su un ambito dove sicuramente c'è bisogno di lavorare ovunque, soprattutto con i giovani e le giovani. Quindi ci piace incontrarli nelle scuole, ci piace trovare dei modi particolari per parlare di questo argomento, in modo da incuriosirli, da interessarli, perché parlare con i giovani e le giovani non è facile. Infatti abbiamo come associazione, io non sono per la verità la presidente è Lina Piano. Bene. Io mi occupo soprattutto dell'area editoriale e abbiamo realizzato infatti un preparato contro la violenza, che è un kit, diciamo, di informazione di cui parleremo appunto stasera durante l'incontro, con il quale lavoriamo nelle scuole soprattutto. Quanto è importante anche l'apporto delle scuole stesse per affrontare questi argomenti, signora Caglione? Sì, è importante parlarne, è importante che i giovani e soprattutto le giovani trovino anche nelle insegnanti qualcuno, certo, a cui fare riferimento, perché alle volte si ha paura, difficoltà a parlare di certi temi in famiglia, per cui l'insegnante può essere una buona mediatrice. Ovviamente bisogna che però anche loro siano preparate e siano in grado poi di affrontare le domande e spesso anche le storie che vengono consegnate nelle loro mani. Diciamo. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.